vittoria che vale doppio giocando in casa. Sì, sì, essendo di Pescara, per me questo è il top. L'avevo sempre mirata, non ci avevo mai creduto, e invece oggi è andata bene. Chi vuoi dedicare questa vittoria? Vabbè, a me stessa, che faccio degli allenamenti, e quindi sacrificio c'è, tra lavoro, casa, figlia e tutto. E lo dedico anche al mio compagno che mi allena, ovviamente. Una soddisfazione anche per lui. Credo che la città di Pescara, come già in passato, abbia risposto alla grande a questa iniziativa. Oggi abbiamo avuto anche un tempo splendido che sicuramente ci ha aiutato, e questa è una manifestazione che ha successo perché vi partecipano tante persone, ripeto, non solo oggi ma anche nel passato, e quindi mi sembra la direzione giusta verso cui proseguire. Oggi poi c'è anche un po' il mio rammarico di non aver potuto materialmente correre, sono qui infatti in veste di spettatore di premiante, perché gli impegni del mattino non mi hanno consentito di esserci come podista, però sono qui appunto per testimoniare la vicinanza anche dell'amministrazione alle iniziative di questo tipo, che chiaramente sono importanti dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale, della coesione di una comunità che ha risposto oggi alla grande.